Buongiorno, ti siamo svegliati presto questa mattina, ma come mai? Che giorno è oggi? Ma che giorno è oggi? È il tuo compleanno, amore mio! Ma tanti auguri, amore! Grazie. Ma prego! E qua c'è un'altra bimba che sta ancora dormicchiando. Senti, allora prepariamoci, così poi prendiamo tutto quello che abbiamo comprato da portare a scuola, le torte e le bevande. Va bene? Ah, Vanessa, ricordami, la paletta per tagliare la torta. Dai. Tanti auguri, amore. Quanti anni compi? 11. Sto andando a scuola. Oggi è il mio compleanno. E mi raccomando, ragazzi, scrivete nei commenti secondo voi quanti anni compio. Ci vediamo dopo con la mia festa, con i miei nonni e con la mia zia e basta. Ciolini, ciao! Oggi è il compleanno di Vanessa! Finalmente è arrivato questo grande giorno. Adesso le bimbe sono andate a scuola e io sto vedendo se riesco a trovare qualcosa per allestire la taverna per stasera, ma come vi abbiamo già anticipato nel video precedente, se non l'avete visto andate a vederlo, festeggeremo anche in Inghilterra da Isabella e Aria. Ci vediamo tra pochissimo con l'uscita delle bimbe perché dobbiamo anche andare a ritirare la torta. Dovrò ancora fare qualche pacchettino di nascosto da Vanessa insieme ad Anastasia. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho trovato tantissime cose carine per allestire la taverna per questa sera. Adesso sono fuori da scuola, le sto aspettando e ci vediamo tra pochissimo. Con loro andiamo a prendere la torta. Tornate, com'è andata a scuola? Benissimo. Tutto bene? Sì. Vane, vai su un attimo e poi fai storia, che tra un po' arrivano i nonni che poi festeggiamo, ok? Ok. Avete festeggiato a scuola? Sì. Bene, bene, dai. Ciao, ciao amore. Ciao. 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 Guardate, voi sapete questo, quello là che voi prendete, cioè da bendata, lo deve, ma qua bisogna prendere qua, non farlo, no, non farlo, scusa, così, esatto, vai, vai, Anastasia, ascoltami, vai in taverna, ok, dove lo metto però? In taverna sul tavolo, tanto lei non deve entrare. Adesso arrivo anch'io con altre cose. No, no, il criceto lo vede dopo. In Sardegna. Brava amore, hai già iniziato. Bravissima, dai, prendi che andiamo. Ma questo non lo sa. No, no, guardate qua. Siamo un po' in ritardo ancora. Hai preso tutto. Brava. Dov'è quella torta? Ragazzi, dov'è la torta finta? La torta finta. Ah, è questa? Ok. Ok, l'apriamo dopo. Bellissima. Adesso. Guardate questa. 3, 2, 1, volete sentire? Va bene, Ani, apriamo tutto. Vediamo questi. Allora, questi sono da attaccare da qualche parte. Vedi? Tira fuori. Ah, qua bisogna forse. Ecco, vedi, c'è già il filo anche. Adesso attacchiamo tutto, eh. Eh sì, c'è un fiocco. Questo invece è la scritta Happy Birthday che dovrebbe illuminarsi. Proviamo. Ah, non c'è le chive. Ah, le pile. Adesso andiamo a vedere allora. Le chive. Questi qui si possono già aprire. Sì. È aperto? Ah! Bravissima. Quando arriva io mi nascondo questo. Va bene. La nonna magari fa così, tu li prendi e il nonno prende anche lui questo. Sì. Noi restiamo qui, arriva Vanessa, passa davanti a noi e poi... Bravissima. Invece la nonna così tu che li prendi. Ok, apriamo tutto. E abbiamo messo qualcosina. Facciamo vedere? Cosa abbiamo messo? Allora... Qua il numero 10, tutte queste ghirlandine, poi questo qua che dovrà romperlo e dentro c'è una sorpresa, qualche ghirlandina qua, un bellissimo numero 10 qua, i palloncini che state gonfiando tu e il nonno, ciao nonno. Mi è anche andato in bocca. E poi abbiamo una torta bellissima finta che adesso metteremo nel centro tavola. Vado su Anastasia a fare una cosa e torno subito. Se vedi Vanessa fa la tarbia, ok? Hai studiato? Sei pronta a vedere una super taverna, super allestita? Pronto? Happy birthday! Ci sei? Hai studiato, Vanessa? Sì? Adesso ti interrogo, eh? Va bene?
Sono arrivati tutti. Ti piace l'allestimento che ho fatto? Guarda che bel 10 l'hanno usato prima era di là. Adesso ascolta, mangiamo, va bene? Poi facciamo la torta e i regali. Sei contenta? Adesso abbiamo finito di mangiare. Tra poco sparecchiamo, poi tu vai su un attimo, ok? Sì. Così tiriamo fuori la torta, fuori le candeline. Sei emozionata perché tra un po' apri i regali? Sì. Cosa pensi di trovare, dai? Niente? No, non c'è. Non hai un'idea? Neanche da parte mia? Oh, pensavo di sì. Va bene, allora quindi sarà tutta una sorpresa. La parte sua com'è? Quale sopra? Non so qual è la tua, io l'ho vista. Quelli che abbiamo incartato io e te, Anastasia. Ah. Sono quelli. Ma non ha tutta incartata. Sì, hai ragione. Ma dov'è? Mi sono dimenticata. È arrivato dopo quel giorno e quindi da incartare. Ma allora ormai non lo incartiamo più. No, lo diamo. Diamo così, dai. Prendiamo un sacchetto. Allora, Vanessa, quando ti chiamo scendi, ok? Va bene? Sì, tra 5 minuti neanche. Va bene. Va bene? Sì. Pronti, Vanessa? Vane? Vieni? Sei pronta? Sì. Arriva Vanessina! Ti sei spaventata? Io sì. Dai, vieni a soffiare le candeline. Esprimi un bel desiderio, amore. Bello, amore. Bello, bello, eh? Okay. Fatto? Fatto. Vai. Auguri. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Il momento che tanto aspettavi, i regali. Questi sono i nostri, quelli che abbiamo impacchettato io e Anastasia. La nonna mi ha regalato questo. Ah, ti ha fatto il regalino la nonna Elisa, fammi vedere che bellissimo. Cosa fai, li apri tu i regali invece di Vanessa? Bello, amore. Ok. Vanessa ti ha fatto la busta, va bene? Vanessa, buon compleanno. Buon compleanno alle buon compleanno alle alla nostra meravigliosa nipotina. Da parte da dei parte nonni, dei nonni Silvio e Elisa. Ok. Guardate. Oh, le LOL, che belle nani. Dai, adesso però devi aprire Vanessa i regali, Questo. Ok. Iniziamo. Carta la carta. Ho capito. Vai amore, cosa sono? Non che bello. Fa vedere? Ti piacciono? Sì. Vediamo. Belli, tutti lilla, il lilla che invoglia truccarsi, bellissimi. Ok, dai, andiamo avanti amore. Questo qui. Vediamo. Ok. Sono... la benda, fa vedere. Ciao. Sì. Vediamo la benda, bellissima. Ok. Proprio come ti ha me. La benda, amore. Hai visto? L'ho azzeccato. Apri. Vediamo un po'. Wow, le mini spugliette per truccarsi sono un po' piccine, però va bene. Tutto lì, l'amore. Come mai? Ricordo. Te lo ricordi? No. Cos'è? Questo sai cos'è forse? È quello che ti fa il timbrino della stella del cuoricino. Sì. Cioè ti fa È un timbrino. Ti ricordi quando siamo andati al mare quest'estate che c'era la... Ecco quello. O il mascara. Che cos'è questo? Non lo so, però voglio aprirlo. Va bene, aprilo. Allora, abbiamo scoperto cos'è. Non è quello che dicevo io, ma... la matita per le labbra? Sì, guarda. Vediamo. Allora, con questo fai il contorno. Sì. E con questo invece... È bello che li ho scelti io, ma poi mi dimentico. E con questo invece lo colori dentro. Bellissimo, questo è mio allora.
Va bene, l'altro invece lo... Invece questo qua che stavo aprendo, vediamo. 5 c'è scritto. 5? Ce ne sono 5. Sono 5. Numero 5, questa è l'altra. Hanno 5 anni. Cos'è amore? Eh? Wow. Ah, quello per... Wow, un po' scuro forse, Vane, per la tua pelle. Ma forse non era rosso? È quello che si mette per sfumare? Sì. Ah. No, allora no, bellissimo. Però è bello? Sì, sì. Ok, allora prossimo. E questo potrebbe essere quello che dicevo io prima. Oppure il mascara, vero? Allora, Vane, questo è quello che dicevo prima. Da una parte è eyeliner e dall'altra c'è il timbrino. Vuoi provarlo? Quello è l'eyeliner. Io non riesco a vabbè, non facciamo, dove lo vuoi, qua? Proviamo a vedere se è bello e funziona, eh? Che bello! Sembra che è un tatuaggio. Sembra un tatuaggio, sì. Vediamo? Che bellino, amore! Ah, questo è il mascara. Potrebbe essere. Il mascara? Devi togliere la plastichina. Cos'è? Sì. Wow. Aiuto. Ah, molto morbido. Ok, dai amore, com'è? Dobbiamo andare a dormire. Lo fa bene? Sì, sì, sì. Cosa stai sbirciando tu? Il tuo regalo da parte della zia e dei nonni? Dopo lo apri. No, aspetta un secondo. Vai, e vai. Questo cos'è? Questo secondo me è per il viso. Sì, per il contorno occhi. Sì, adesso non lo faccio perché... No, allora Vanessa, facciamo aprire ad Anastasia un attimo il suo. Dai Ani, perché altrimenti tu non ci stai più nella pelle. Riesci? Sì. Cos'è? Wow, la felpa. Oh, questa è utile, adesso che dobbiamo partire. Io proprio anche il pigiama. Cosa hai visto? Un altro uguale a quello che già abbiamo. Questo è mio, Topi. Questo è tuo. Che bella. Fammi vedere, amore. Che bellino, amore. Che cuore, visto che cuori. Ne vediamo tanti. Tocca a me. Come si dice? Grazie. Tocca a me. Vai. Ritorniamo a te. Wow, bellissimo. Vediamo. Il pigiama. Vediamo un po' il tessuto di questo pigiama perché sono un po' curiosa. È quello che ti levi tu? Bello, eh? Allora l'ultimo. Bello, amore. Questo è bello, eh? Sì, sì. Questo lo portiamo in Inghilterra, lo sai? Sì, sì. Anche la tasca. Anche la taschina. Wow, il porta trucchi e il porta pennelli. Questo qua è da aprire, amore, non lo avevo confezionato. Aprilo. Devo aprirlo? Vediamo un po'. È lo specchio per truccarti. Ma è gigante. È bello, vero? Con le lucine a LED. Che bello. Facciamo una cosa pesante. Questo ci sta su. Per Vanessa. Happy birthday. Un pensiero per i tuoi viaggi. Buon compleanno d'Angelo. Wow, che meraviglia. Questo sarà un regalo molto profumato. Ah, una pochettina, che bella. Per viaggiare. Wow. Un bagno schiuma. Wow, sarà profumatissimo, Vanessa. Ah, lo faccio con questo, un bagno schiuma. Eh? Adesso. Ah, sì. Crema. È la crema per il corpo. Che buona. Buonissimo. Happy birthday. Volato i soldi. È volato qualcosa. 100, 150, 200. Ah, mamma mia, grazie. Tanti auguri per i tuoi 10 meravigliosi anni. Piccola amore nostro, ti amiamo follemente. Buon compleanno i nonni Gianni, Lella e le zie e la zia Claudia. Grazie. Sempre in viaggio devi andare. La piastra? Dai. Ma è portata? Che bella, è la piastra da viaggio? Sì. Ma
Ma la piastra per i capelli, amore, è fantastica. Vediamo noi. Vediamo un po'. Ah, questi ce li portiamo in vacanza. Sì, ce lo portiamo in vacanza. Secondo me va bene. Sì, sì. È leggero, però secondo me scalda. Belli. Guarda, tocca, bello morbido. Vero, Vane? Tocca? Sì, sì, ma si sente, eh? Bellissimo. Boh, a posto? No. La magliettina anche per te. Bellissima anche la maglietta. Bellissima. Ah, ce n'è un altro. No, adesso è questo. Va bene. È tuo, amore. È una cosa simpatica. È per me. Eh sì. È il tuo compleanno, Oddio, che bello. Dal 2010, benvenuti alla famiglia Randaccio Ariano. Ma è bellissimo. Oh, c'è anche Daniel. Ma è stupendo. Guarda me. No, è stupendo, veramente. Guarda papà. Fa vedere. Andiamo. No, ma che bello è. Dane, festa finita. Sei stata contenta? Sì. Ti è piaciuto tutto? Sì. Anche i regalini che hai ricevuto? Sì, tantissimo. Però ascolta, adesso, stai attenta a non cascare giù dalle scale, tanto per iniziare, adesso devi venire con me un attimo. E perché? Perché c'è l'ultima grande sorpresa, un regalo bellissimo che ti sarà molto utile. Ascolta, devi tappare gli occhi quando te lo dico io, no? Per adesso vieni senza, vieni. Ok, tappa gli occhietti, amore. Ti accompagno io. Vieni, ti tengo io, non ti preoccupare. Stop, aspetta un attimo, stop. Vieni, Vane, apri gli occhi. Apri. Guarda che meraviglia. Papà, è il regalo del tuo papà. Ti piace, amore? Hai visto che bella scrivania? Prova a sederti. Ah, ma è alta. È un po' altina, sì. È un po' altina. Peccato. Ma guarda un po', guarda un po'. Attenzione però, che se la accendiamo e tu schiacci l'impostazione 1, guarda cosa succede. Hai visto? Si può autoregolare in base all'altezza che vuoi. Hai capito? È bellissima questa scrivania, puoi regolare l'altezza, quindi adesso utilizzerai un'altezza e quando diventerai più grande la possiamo modificare. E attenzione che questa scrivania qua le fa soltanto la flex e stop. E in più, papà William, cos'è che si può fare? Si possono memorizzare le altezze, sì, giusto? Sì, tu quando lo accendi, vedi? Qua ci sono impostazioni che adesso papà ti ha messo per 1, 2, 3. Schiacciando il tasto M, poi vedi che ti esce fuori un 5. Sì. Se tu tieni premuto il tasto 1, ok? Lui si autoregola a 70 e poi gli fai A per ricordarsi l'impostazione, ok? Poi schiacci 1 o 2 o 3 e te la regoli come ti piace a te, ok? Tu ci puoi fare i compiti, va bene? Guarda, hai talmente tanto spazio. E poi Vanessa. È robusta, eh? È robusta. Sì, sì, è un materiale bellissimo. Hai talmente tanto spazio che su questa scrivania puoi mettere tutti i libri di scuola e lavorare come non hai mai fatto, eh? Mi raccomando, ce lo prometti? Sì. Sei contenta? Sì. Questo è un super regalo, eh? Comunque, ragazzi, potete acquistarla nel link in descrizione di Amazon. Potete farvela regalare a Natale, al vostro compleanno, quando volete, con lo sconto del 3%, inserendo il codice in descrizione. Mi raccomando, se volete questa bellissima scrivania, cliccate il link su Amazon. Bene, Vanessa, adesso direi che veramente è giunto il momento di andare a dormire, eh? È stata Io dormo qua sopra. Brava! Puoi dormire qua sopra. Esatto. Guarda, ti può anche cullare, come se tu fossi sul letto di una nave di crociera. Quindi, se ragazzi il video del mio compleanno vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!